Ho visto che avete apprezzato veramente tantissimo il video realizzato circa 4 mesi fa in cui andavo ad aprire un pacchetto rarissimo regalatomi da Stepney. Quel video ha raggiunto 18.000 pollicioni all'insù, veramente un'esagerazione. Il tutto perché avevo fatto una piccola scommessa, che poi tanto piccola non era, perché se quel video avesse raggiunto 30.000 like, avrei fatto l'apertura di tre pacchetti del set base. Una pazzia, veramente, tant'è che alcune persone non hanno lasciato like proprio per non farmeli aprire. E ovviamente insulti a parte. Però 15.000 mi piace li ha raggiunti. E quindi, allenatori, sono costretto ad aprire questi pacchetti del set Fossil, il terzo set della serie Pokémon, di gioco di carte collezionabili. Però non sarà oggi, ancora non è giunto il momento. Questi ce li dobbiamo gustare piano piano, ragazzi. Essere youtuber ti porta un po' di culo alle volte, no? Sono andato a Castro, all'evento che ho fatto quest'estate, e lì un negoziante, che ringrazio tantissimo, mi ha regalato questo. No, seriamente, sapete cos'è? È giusto leggermente raro, soprattutto qua in Europa. E questi pacchetti costano veramente tanto. Tant'è che io, ragazzi, di questo set, che è il Gym Heroes giapponese, ci ho fatto anche un quadruccio, dove all'interno ho messo la prima carta Pokémon censurata, ovvero il Misty con le tette di fuori. Ma dettagli a parte, cercatela su Google, ma occhio, cancellate la cronologia dopo. Andremo ad aprire questo pacchetto perché io appunto già ce l'ho e volevo farvi vedere a voi un po' cosa si può trovare all'interno. Se troviamo la carta censurata di Misty, non potrò monetizzare questo video. Per questo devo raggiungere i 10 minuti e aggiungerò a questo video il box di Lucario Jax. Capitemi, sono povero. Ah, e appunto perché sono povero, questo me l'ha regalato un fan. Sì. Andrea. A Castro, quindi. Grazie Andrea, ti voglio tanto bene. Grazie per farmi monetizzare i video. Comunque spero sarà divertente questo video. Purtroppo non ho i guanti per aprirlo, però se sporchiamo qualche carta, ragazzi, voglio dire, è vero, non potrò rivendermela, però me le tengo, ok? Per tutti i babbani che non hanno intenzione di guardare tutto il video, beh, ve lo apro adesso. La confezione di Lucario GX la lasciamo ai veri intenditori. Allora, ragazzi, andiamo ad aprire questo pacchetto. Innanzitutto sono parecchio emozionato perché guardate la bellezza, tutto gold, come sbrilluccica. No, ragazzi, veramente, mi faccio un orologio e me lo attacco sopra, è troppo bello. E tra l'altro io non ho mai aperto, ragazzi, un pacchetto simile, perché la carta che ho incorniciato insieme a questo pacchetto l'avevo presa a parte. E quindi sarà emozionante, con una recluta del Team Rocket dietro. Vi giuro, vedere video di pack opening di queste cose qua in Italia non è facile, è raro. Quindi speriamo bene. Tra l'altro vorrei aprirlo, magari lo apriamo da sotto, che dite? Perché i pacchetti giapponesi si rompono veramente troppo facile. Facciamo così, piano, piano. Dai, ti prego, piano, ti prego, piano, 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 piano. No, non voglio romperti. Sì, ce la sto facendo. Ok. Piano. Non lo rompere, Federic. Non lo rompere. Non lo rompere. Ragazzi, è veramente troppo, troppo difficile non romperli. Rompere i pacchetti giapponesi è troppo impossibile. Allora, facciamo così, ragazzi. Li tiriamo fuori. Oddio, ragazzi, si possono trovare delle carte assurde in questo set, veramente. Se trovo l'olografica, veramente bacini a tutti. Dai, ragazzi, forse il pacchetto un po' l'ho salvato, eh. Vabbè, un po' l'ho salvato, ci sta. Fatto il massimo. Tra l'altro, la carta olografica tecnicamente dovrebbe stare qua. Quindi, facciamo un trick inventato, ragazzi. Uno, due, tre. Io, ragazzi, mi ricordo che è tra le prime tre di qua. Quindi, in caso facciamo così, almeno che non la vediamo subito. Se è veramente l'olografica. Oddio, speriamo. Oddio, quanto sono belle, raga! Sono bellissime! Oddio, guardate che roba! Oddio, ragazzi, le adoro. Ragazzi, le sto adorando. Guardate, sono troppo belle. No, ragazzi, sono veramente spettacolari. Beh, ragazzi, tanta roba. Madonna. Executor Erika, ma sono troppo belle, raga. Non ci credo! Ha trovato Misty censurata! No, vabbè, allenatori!
Non ci credo! L'ho trovata seriamente! La prima carta di Misty censurata con le tette di fuori! Non ci credo, ragazzi! No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. Vabbè, ragazzi, sto male, sto male, sto male. Rattata, Zubat. Ragazzi, sto male, ma seriamente l'ho trovata! Ma che bucio di culo c'ho! Zubat Brock, Bearsprout, Erika, Magikarp Misty. Madonna, che bello questo, ragazzi. Troppo giapponese questo. No, vabbè! No, no, ragazzi, non ci sto dentro! Non ci sto dentro, ho trovato anche l'olografica. Ma è vero che forse in questi pacchetti si trova sempre l'olografica, ragazzi? Mi pare di sì, perché nei pacchetti giapponesi vecchi si trova sempre un'olografica a pacchetto. Se non sbaglio, solo in Italia, ragazzi, sono dirti. Guarda che bella! Bella, stupenda. Poi abbiamo un'altra Misty. E abbiamo questo proprio! Carino però, dai, con un cuoricino, ragazzi. È abbastanza inquietante il cuoricino, però ci sta. E ragazzi, che dire, non potevo essere più soddisfatto di questo pacchetto, veramente. Ho trovato anche la carta censurata di Misty, con le tette di fuori. Lasciate un like per Misty, cioè, veramente, è qualcosa di strepitoso questa carta. Strepitoso. Madò, che spettacolo! Boh, sono tipo troppo contento, ragazzi. Vabbè, a questo punto ci apriamo anche la collezione di Lucario, così che allunghiamo un po' il video e facciamo un buco. Ok, facciamo così. Tra l'altro Lucario è una carta GX che mi manca, quindi ti ringrazio Andrea, sei stato veramente gentilissimo. Guardate che spettacolo, troppo belle. Andiamo. Allora, come apriamo la confezione? Vabbè, la confezione, ragazzi, si deve sempre distruggere, perché aprirla in modo corretto è sempre troppo difficile. Vai, 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 vai. Guardate che spettacolo, ragazzi. Questa promozionale, la numero 100 tra l'altro. Mi manca e sono tipo troppo contento. Bella, la mettiamo qua. Poi abbiamo un pacchetto di Ultra Prisma, un pacchetto di Sole e Luna Guardiani Nascenti, un codice che adesso vi do e vi regalo. Abbiamo Invasione Scarlatta e Evoluzione. Tanta roba. E poi ragazzi, la carta gigante di Lucario GX, che è uno spettacolo. Io ragazzi queste le colleziono, quindi questa mi mancava. E top. Con Calciovento 130, tra l'altro, non è male. Abbatosta Litigiosa GX, che toglie 30 per... Questo attacco infligge 30 danni per ogni segno danno presente su questo Pokémon. Praticamente te lo devi far menare. Prima te lo fai menare e poi attacchi. Colpo d'aura. Bella, bella, bella. Allora ragazzi, iniziamo con evoluzioni. Speriamo in un bel pack opening, perché voglio dire, abbiamo dei pacchetti niente male. Prima di aprire evoluzioni vi rilascio il codice, così siete tutti belli contenti. Collezione di Lucario GX. Ok, apriamo e vediamo un po', ragazzi, cosa riusciamo a trovare in evoluzione. Facciamo un pack opening abbastanza veloce, senza soffermarci troppo sulle carte. Codice per voi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Non mi soffermo troppo, ragazzi, sulle carte, in quanto il video durerà già abbastanza. Weedle, Sandshrew. Qui, ragazzi, stiamo prendendo anche il set base, quindi questo può essere un video storico. Haunter, allenatore, revitalizzante, elettra. Oh, bella! Nidoking Turbo, che ne ho tipo 18 di lui. Bello però, ragazzi. Bellissimo. Vabbè, dai, subito con una turbo, ragazzi. Nemmeno l'avevo sentita mentre giravo le carte, perché voglio dire, la turbo non ha spessore come, non so, le full art. E non è nemmeno ruvida, cioè, e non è nemmeno... quella sensazione della GX, capito? Poi abbiamo Invasione Scarlatta. Ragazzi, se faccio la combo che in ogni pacchetto trovo qualche cosa di raro, veramente oggi è il mio giorno fortunato. Vai, codice per voi. 1, 2, 3, 4. Sento qualcosa, non ho sentito nulla. Forse, non lo so. Vediamo. Geodude, Misdreavus, Mincino, Name, Swinub, Energia, Saminamina e Haunter, Haunter, oh, oh, Staraptor. Niente. Una quanto era vecchia quella canzone? Io ancora la canto. Oh my god. Ok, ragazzi, Guardiani Nascenti. Speriamo che ci porta fortuna. Tra l'altro, in questo set mi mancano un po' di hyper. Quindi non sarebbe male trovare un hyper, dato che questo set ne ha tipo 200.000. Vai, codice per voi. 1, 2, 3, 4. Oh, ragazzi, ho sentito qualcosa. Ho sentito qualcosa. Beldum, Vulpix, Slowpoke, Machop, Eliptide, Energia, Gotorita,
Comala, Barella, Rayquaza Reverse e un Oricorio. Tra l'altro trovare il Rayquaza Reverse è veramente raro in questo set. Mi è andata male, ragazzi. Mi è andata male. Molto male. Pensavo di aver trovato la full art perché avevo sentito qualcosa, ma non so nemmeno io cosa ho sentito. E abbiamo Ultra Prisma. Dai, non posso andare solo di una turbo. Dai, no, solo una turbo no. Dai, fammi trovare qualcosa, ti prego. Codice per voi. 1, 2, 3, 4. Dai, qualcosa di carino. Una Prisma, non lo so. Sandit, Turtwig, Riolu, Krogunk, Eevee. Eevee, che carino. Artico Cristallo, Cherrim, Trump, Marowak. Oddio, ragazzi, Shaymin, raro. Un'oscenità per i miei occhi dopo aver aperto il pacchetto delle gym. E nulla, spero che questo video pack opening vi sia piaciuto, spero sia stato di vostro gradimento. Adoro aprire questi pacchetti antichi, soprattutto se ci fanno trovare delle carte così censurate. Oh, wow. Sono contento, sono contento. E ci vediamo al prossimo video. È stato abbastanza divertente. Oddio, la carta censurata. Spero di poter monetizzare questo video adesso, dato che ci sarà una bella mista con due tette lì fuori, no? E ci vediamo al prossimo. Ciao allenatori, grazie per essere stati con me. Un like, un commento, iscrivetevi al canale. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!